farmi causa a me. Aperta questa sera al Palazzetto Polivalente la 13ª edizione di Teatriamo, dedicata a Pio Enea degli Obizi, autore albignaseghese del Cinquecento. 7 gli spettacoli in calendario da gennaio a fine marzo. Prima rappresentazione l'Avvocato delle cause perse con la compagnia Stichello. La parola al presidente dell'associazione Ceracè, organizzatrice della manifestazione. La rassegna si caratterizza ormai da 13 anni perché è una rassegna tutta in dialetto veneto e caratterizzata poi anche da uno spettacolo per bambini ad ingresso gratuito e poi uno spettacolo in conclusione di musica, e ballo e canto in diretta con artisti giovani dai 17 ai 25 anni di Albignasego e paesi limitrofi. Novità della rassegna 2017 è l'abbinamento delle compagnie teatrali ad associazioni di volontariato, alle quali viene offerto un momento di visibilità per presentare la propria attività sul territorio. Cominciamo questa sera con l'associazione FIDAS, i donatori di sangue, e l'AIDO, l'associazione donatori organi. Perché? Perché vogliamo che vengano conosciute e si diano pubblicità anche a tutte quelle realtà del territorio che hanno bisogno di farsi vedere. Alla prima è presente anche il sindaco Filippo Giacinti. Volevo ringraziare intanto l'associazione culturale Ceracè, che la anima, che la organizza con tante altre compagnie teatrali, alcune compagnie del territorio, alcune anche nuove che si esibiranno, e la caratteristica principale è quella che soprattutto da quest'anno tutte le serate verranno collegate a delle iniziative di solidarietà, promuovendo delle associazioni di volontariato sociale del nostro territorio. E quando si unisce la cultura con gli interventi per le associazioni del sociale, beh, sicuramente si ottiene un risultato straordinario, e sono orgoglioso che questo tipo di iniziativa sia portata avanti nel nostro territorio.